adesso una dedica. Indovinate per chi? Yellow Hill! Coraggio! Yellow Hill! Dov'è Yellow Hill? Luce su Yellow Hill! È un omaggio a Yellow Hee. E ora chi balla con Yellow Hee? Yellow Hee, lo vuoi un bel partner? Adesso te lo trovo io. I'm here, Mrs. Jane. Please let me explain. I'm here, Mrs. Jane means that you're a friend. I'm here, Mrs. Jane. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. Che stai andando fortissimo! Forza ragazzi, un bel applauso per Ali! Vorrei andare a casa, mi accompagni? Eh? Io? Che ore sono? Le 8, è ancora presto. Le 8? Ah. A quest'ora dovrei essere alla scrivania. Cosa? Vorresti dire che tu stai alla scrivania? Già. La cosa fa ridere anche me, ma... Che ci vuoi fare? C'è qualcosa per colazione? Certo, ci penso io. No, faccio io, mi piace preparare la colazione. No, non ce n'è bisogno. La prepara mia madre. Tua madre? Non vivi sola qui? Sta tranquillo. Entra solo se la chiamo. Caspita. Questa sì che mi... È una cosa... È una cosa... Io non ci sono abituato che... Che dice poi quando vede che io sto qui? Che noi... No. Non gliene importa niente a lei. A sinistra, in fondo al corridoio, ultima porta. Grazie. Buongiorno, buon appetito. Era un pezzo che non facevo colazione a letto. È proprio bello essere qui con te. Cosa c'è? Cos'è?
Vuoi sposarmi, Ali? Sposarci noi due? Se non vuoi, puoi dire di no. No, cioè, no, no, non no in questo senso. È solo che, capisci, mi hai pigliato di sorpresa. E quando vorresti? Subito anche. Il dottor Rabes? Sì? Suo padre non deve essere disturbato per il momento. Gli hanno dato delle medicine. Ma... le spiegherà tutto il dottor Stein. Anche il cuore è in condizioni preoccupanti. Un infarto? No, nessun infarto. Le sue condizioni generali sono molto gravi. Significa che può morire da un momento all'altro? Sì. Non ha più nessuna possibilità? La verità, dottore. La verità è quella che le ho detto. Controllate bene anche sotto i sedili. Le chiavi erano lì, c'è il numero della targa, MPZ443. Si tratta del dottor Georg Rabes. Ci sono tutti i documenti e i soldi. E tracce di sangue di là a qui. Ha inseguito il suo assassino. Speriamo di trovare qualche traccia che possa essere utile. Abitava qui? No, qui è scritto Bogenhausen. Allora cosa faceva in questo quartiere? Pensa a una rapina in pieno giorno? No, i documenti ci sono e anche i soldi. Forse una vendetta? Ma qualcuno gli avrà teso un agguato. Su, facciamo un salto a casa sua. La stanno già aspettando. Ho parlato con lei al telefono? Sì. Prego. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Polizia, vero? Ispettore Derrick, questo è il signor Klein. Ah, ecco. Che cosa posso fare per voi? Glielo dico subito. Signore Rabes, questo è suo marito? Come mai ha i suoi documenti? È successo qualcosa? Un incidente? Ecco. Vede, suo marito è morto, signora. Gli hanno sparato in via Hunenstein, accanto alla sua automobile. Io non capisco. E chi gli ha sparato? Non abbiamo testimoni, signora. L'assassino doveva essere appostato lì vicino. Non ci sono segni che indichino una colluttazione e anche la rapina sembrerebbe da escludere. Suo marito ha anche inseguito l'assassino, ma dopo 4 o 5 metri è crollato ed è morto. Mi scusi, ispettore. Scusi, potrei... Le dispiace se chiamo mio cognato? Prego, faccia pure. Buongiorno, Böhme. Ah, Ali, sono le 10. Ieri sera hai fatto molto tardi, vero?
No? Che dici, Böhm? È stamattina che ho fatto molto tardi. Beh, e non è la stessa cosa. Eh no, non è la stessa cosa. C'è una grande differenza. Tuo padre ha già chiesto di vedere il tuo cartellino. È inutile, ormai io sono qui. Ehi, aspetta un momento. Che svitato che sei. Questa è la mia musica. Come la tua musica? Niente, è un segreto. Per me ti manca qualche rotella, Ali. Deficiente! Che diavolo stai facendo? Da dove vieni? Stanotte non sei stato a casa. No, non c'ero. Posso parlarti, papà? Certo. Prima rimetti a posto quella radio. Che cosa vuoi fare, tu? Sposarmi, papà. Come si chiama lei? Yellow E si chiama. Ma non è... Non è il suo nome vero. Si chiama Anne-Marie Gelbert. Ma la chiamano Yellow. Tutti la chiamano così. Yellow E. Così è diventata Yellow E. E tu vuoi sposare questa ragazza? Sì. Lei ha accettato. Al più presto possibile. Papà... Lei è veramente, veramente bellissima. Il signor Albert Raves con urgenza al telefono. Vieni con me. Albert Raves. Chi? Mia cognata? Sì, sì. Sì, Cristine? Sì, vengo immediatamente. Forse usciva dall'ospedale o ci stava andando. Mio suocero si trova lì da alcune settimane e lui va. Andava da lui ogni giorno. Suo marito andava all'ospedale ogni giorno alla stessa ora? Sì, verso le 9. Dopo aver guardato la posta in fabbrica. Sempre verso le 9. Sì, certo, direi di sì, quando era qui a casa. Chiunque aveva la possibilità di saperlo? Può darsi. Vuol dire che è un omicidio premeditato. Dico che non è da escludere. Secondo lei è possibile? Sì. Mio marito aveva un carattere molto autoritario. Era un uomo che sicuramente avrà fatto del male a parecchia gente. Credo che potesse avere qualche nemico. Mio Dio, che notizia spaventosa. Cristine. Non posso crederci. Sono veramente... Non so come esprimere il mio stato d'animo. Mio fratello... I signori sono della polizia? Sì. Buongiorno. Scusa. Ciao, Ali. Ciao, Benocia. Hai l'aria di uno che ha da dare notizie importanti. Eh sì, è come cose grosse. Già, posso immaginarlo. No, neanche te lo sogno invece. Yellow Heat ti ha rimorchiato a casa sua? Intanto questo, sì, però è soltanto l'inizio. Ci sposiamo io e lei, già. Di la verità, t'ho steso. Per la miseria, se è vero.
Non so più cosa dire. Non lo avresti creduto. Hai già informato tuo padre? Sì, è diventato di tutti i colori. Però non ha detto niente perché è successa una cosa e quindi cosa ne dici tu? Sono rimasto secco anch'io, Ali. Ci vediamo più tardi. Ciao, Ali. Sì, oggigiorno non è facile condurre un'azienda così grande. Ci sono arrabbiature, magari dei conflitti, ma non così gravi da provocare un omicidio. È proprio quello che ho detto io. No, no, un nemico mortale è un'altra cosa. Secondo lei non ne esistevano? No, no, assolutamente no. La vittima era suo fratello. Ci sono altri fratelli? No. Lavorava con lui? Eravate soci? Le cose stanno così. La fabbrica appartiene a nostro padre. Attualmente in ospedale. Per sapere a chi apparterrà dopo la sua morte bisognerà aspettare la lettura del testamento. Suo padre è grave? Sì. Perdoni la nostra indelicatezza. Sta per morire? Io non posso saperlo con certezza, però il medico ci ha detto che bisogna essere preparati al peggio. Già, grazie. Suo fratello aveva certo una segretaria? Sì, la signora Schirmeier. Devo annunciarle la sua visita. È gentile da parte sua, grazie tante. La parola testamento in certi casi. Già, fa subito drizzare le orecchie, vero? Sì, mi chiamo Helga Schirmeier. Conosco il motivo della vostra visita. Ho ricevuto una telefonata. Sono già al corrente di quello che è successo. Il proprietario della fabbrica è il commendator Rabes, vero? Sì, al momento è in ospedale. Lo sappiamo, aveva due figli. Il dottor Rabes e Albert Rabes. Chi era destinato a succedergli dopo la sua morte? Su questo non c'erano dubbi, il dottor Rabes. Ah, e Albert Rabes? No, in nessun caso, lui non ha la competenza necessaria. Mi dispiace dirlo. In ogni caso, io ripeto solo quello che ha detto il mio stesso direttore. Lascia stare qui, vieni con me. Ma come faccio? Io non ho ancora finito. Fai come ti dico, vieni con me in ufficio. Sì, va bene, ma devo avvertire. Tu non avverti nessuno, è finita adesso, qui non ci devi più tornare. Si può entrare o disturbiamo? No, no, prego, abbiamo finito. Buongiorno. 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 Allora? Ha potuto dare qualche informazione? No, niente di particolare. Peccato. Era una speranza. Pensavo che essendo così vicina a mio fratello sapesse di eventuali telefonate, lettere minatorie. No. Non invidio il vostro compito. È tutto così intricato, così misterioso. Un vero enigma. Cosa vuole fare? Sedersi alla scrivania di suo fratello? Certamente. È indignata, ha sentito? Come se commettesse un delitto di lesa maestà sedendomi qui.
fratello aveva le sue abitudini. Era un autentico maniaco dell'ordine e pretendeva che l'ordine fosse rispettato fin nei minimi particolari, cosa che io trovo ridicola. Alfred? Questo è mio figlio Alfred. Mm-hmm. Dove vorresti stare? Io... Ti faccio mettere la tua scrivania dove vuoi. Nella stanza della signora Schirmeier? Lascia stare il motorino, non devi più girare con quel coso. Vieni con me. Non posso, papà. Ho ancora un impegno. Procurerò che tu abbia una macchina. Sì, va bene. Anzi, no, una... Ho saputo quel che è successo. Mio zio è un guaio. Sì, però tu adesso hai fatto carriera. Adesso devo andare via. Da Yellow Hill? Scusa, ho freddo. Puoi anche entrare. Ci ho pensato tutto il giorno. A cosa hai pensato? A quello che hai detto. E che cosa avrei detto? Che mi volevi sposare. Questo hai detto. Quando è successo? Stamattina, no? E allora? Tu sei buona. Io ne ho parlato con mio padre e da parte mia è tutto chiaro. Com'è che tu ogni tanto balbetti? Non ne ho idea. È stato sempre così. Non si guarisce? Un vantaggio c'è. Uno ha più tempo per pensare a quello che deve dire. Non sei d'accordo? Tutto sommato sì. Certo. Vediamo di riesaminare tutti i punti. Punto primo, Albert Travers. È quello che guadagna di più dalla morte del fratello. Era un uomo senza successo, senza autorità. E ora per lui è cambiato tutto. Ora sta seduto al posto del fratello. Punto secondo, la signora Raves. Ha perduto suo marito che non sentiva più niente per lei. Ma avevano fatto la separazione dei beni. Non ci guadagna niente. Allora per lei la morte del marito è stato un cattivo affare. Domandiamoci come può fare a farlo diventare buono. E se avesse combinato tutto d'accordo con suo cognato Albert Raves? L'idea non è da scartare. In tal caso potrebbe averlo ammazzato lei. Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno, signora Raves. Sicuramente disturbo. Ma no, che cosa dice? Si accomodi. Grazie. Ho visto allontanarsi una macchina. Era il signor Albert Travers? Sì, ora abita qui. Sono stata io a chiederglielo perché ho paura di stare sola in una casa così grande e poi perché la casa dei suoi genitori, per via del testamento... Può dirmi il suo nome di battesimo? Il mio nome? Christine. Senta, si può dire che lei ha bisogno di lui? Le dispiace essere chiaro? Come posso dire? Insomma, l'eredità di famiglia toccherà a lui, non è vero? Naturale, naturale, non a me. Ecco, volevo sapere se lei ora dipende da suo cognato. No. E il problema non si pone, abbiamo ottimi rapporti. Lei si renderà conto che in questo caso io... dovrò fare delle indagini sulla sua vita privata. Capisco perfettamente. Lei non andava molto d'accordo con suo marito, vero? No. Non era un mistero, non lo nascondevamo assolutamente. Lui aveva una relazione con la sua segretaria.
Questo fatto è importante per la sua indagine. Dovrei rivolgerle un'altra domanda, non tanto simpatica. Dov'era al momento del delitto? Purtroppo è mio dovere. No, non occorre che si scusi, è una domanda naturale. Lei non fa altro che svolgere la sua indagine. Scusi un momento. Liesel? Liesel? L'ispettore vuole sapere dov'ero quando mio marito è stato ucciso. A che ora è accaduto? Alle 9:30 del mattino. Per favore, dov'ero io a quell'ora? Era qui in casa. Vuoi dire se sono uscita anche per pochi minuti? No, è rimasta tutta la mattina in casa, finché le hanno telefonato. Ha bisogno che sia messo per iscritto. Direi che per ora non è necessario. Grazie, puoi andare. Non si senta in imbarazzo. Mi aspettavo questa domanda. Ma non ho ucciso mio marito, glielo giuro. Per me questo caso è misterioso come lo è per lei. Ma devo fare i conti con la realtà. E mi sforzo di farlo. Altre domande? No. Forse una. Suo cognato ha preso possesso della ditta? Sì. Lei che ne dice? C'è chi sostiene che non sia in grado di dirigerla. Io non posso giudicare il livello della sua competenza, ma gli ho detto che avrei cercato di aiutarlo. Questo, tra l'altro, è uno dei motivi per cui abita qui. Deve lottare soprattutto contro i suoi dubbi, la sua insicurezza. E io l'aiuto. Grazie. E grazie per non avermi fatto sentire in imbarazzo. Ma è proprio così. Lei si rende indispensabile finché lui non può fare più un passo senza di lei. Attraverso lui cerca di arraffare tutto quello che può. È un'idea campata in aria? Anzi, direi che è logica. È una donna intelligente. Eh? Eh sì, e come? Più in gamba di suo cognato? Direi senz'altro di sì. Harry, tutte queste supposizioni sono logiche, ma non rispondono al quesito essenziale. Chi ha sparato al dottor Raves? Noi dobbiamo individuare la persona che ha aspettato che lui uscisse, gli ha puntato contro la pistola e ha premuto il grilletto. Scusi, sa, ma quel signore è mio nonno. Posso entrare un momento? Ho una faccenda di famiglia da discutere con lui. Per favore, è importante. Non posso far entrare nessuno. Ma io debbo presentargli una persona. Ci dobbiamo sposare. Per basta piacere. Che ci apra la porta. Soltanto questo, eh? Ma non dovete dirgli neanche una parola. Buonasera. Possiamo entrare? Accomodatevi. Grazie. Tesoro, lascia stare tutto. Vai in camera tua, eh? Prendi il tuo orsacchiotto. Ecco qui, brava. Brava. Di buonanotte. Buonanotte.
Buonanotte. Grazie. Anche al signore. Buonanotte. Buonanotte, cara. Buonanotte, tesoro. Per favore, se dobbiamo parlare del delitto, vorrei che lo facessimo a bassa voce. Mia figlia non sa ancora che il dottor Rabes è morto. Sì, certo, certo. Signora Schirmeier, la natura della mia professione mi costringe a fare domande il più delle volte molto indiscrete. Lei era l'amante del suo direttore, vero? Non trovo che questa sia la parola giusta. Rispecchia soltanto una parte, non tutta la verità. E qual è tutta la verità? La verità è che era un'amicizia meravigliosa, ideale sotto ogni aspetto. Ci siamo sempre capiti. Contavate di sposarvi? No, questo era fuori discussione. Accettavamo la situazione di fatto. Anch'io sono sposata, ma vivo da anni separata da mio marito. La signora Rabes sapeva di questa relazione? Sì, certo, ne era al corrente. Penso che sia stata lei a mandarvi da me. Un momento, cerchiamo di capirci. A noi non interessano le relazioni regolari o irregolari. Non facciamo del moralismo. Voi dovete cercare un assassino. Sì, è così. Chi è? Apri. Adesso non posso, ho una visita. Ma che visita è visita? Apri! È vero, sono in due. Pensavo che fosse una bugia. Permettono Schirmeier. Schirmeier, Schirmeier. Derrick Klein. Va bene, ti ho portato dei fiori, prego. Ah, Derrick. Questi signori sono della polizia. Ah, polizia. Cosa, polizia? Hai dei problemi? Avete scoperto che mia moglie era l'amante del dottor Rabes. Non hai nessuna difficoltà? No, non ho nessuna difficoltà. Perché è venuto qui? Perché sono venuto. Lei è bravo, eh? Bravissimo. Lei vive separato da sua moglie? Sì. Sì, ma dopo che mia moglie ha perso così tragicamente il suo amante, non ha diritto a una consolazione. Perciò sono qui. Benché, come può vedere, lei sia infastidita. Ecco qua, Werner Schirmeier, condannato diverse volte per lesioni e violenze. E per porto abusivo d'armi. I suoi interessi e quelli della signora Rabes potrebbero coincidere. Tieni, Eali. Sì, ragazzo? Dunque, le cose stanno così. Proprio adesso sto andando a sposarmi. Sì, adesso, sì, al municipio. Vieni subito. Sarebbe magnifico, davvero, papà. Una mezz'ora. Ali, vieni, ciao, ti aspetto. Allora, sei felice? Sì, tanto. Ali! Il ragazzo ha perso la testa. Non gli avevo creduto quando mi aveva detto che aveva deciso di sposarsi e che aveva già fatto le pubblicazioni. Dov'è adesso? Dove vuoi che sia, sta andando al municipio. Che idiota sei! Meno male che è venuto. È già concluso? Sì, già concluso.
Ha mai visto Ali così felice? È lei, papà. Provi a dire che non le piace. Forza, Yellow Hee, dà un bacio a tuo suocero. Questo è per lei. Congratulazioni. Grazie. Siamo andati con tre macchine. E io ti dico che c'è un collegamento fra la signora Rabes e quel Schirmeier. Lei ha commissionato il delitto e lui ha sparato. Dobbiamo convincere il magistrato a darci via libera. Andiamo, Harry. Sono conclusioni tirate per i capelli. Su questa base il magistrato non può fare niente. Immagina che ci riesca di dimostrare che la signora e Schirmeier si conoscono. Impossibile, lei negherebbe. Potremmo interrogare Rabes e venire a sapere qualcosa da lui. Oppure da suo figlio. Suo figlio? Suo figlio non conta. Ma potrebbe aver visto Schirmeier con sua zia. E potrebbe esserci d'aiuto proprio perché ignora certi collegamenti. Va a meraviglia, Sì. Vieni, tesoro. Resta qui. Scusate, cercate qualcuno? Sì, il giovane Rabes. Mi pare che si chiami Alfred. Festeggia il suo matrimonio. Cosa volete, unirvi alla festa? Accomodatevi. Abbiamo arrostito mezzo maiale. Grazie, davvero molto gentile. Ma chi siete? Polizia criminale. Me l'ero quasi immaginato. Io mi chiamo Benocia e sono un amico di Ali. Abbiamo lavorato insieme, reparto imballaggio. Il matrimonio è venuto un po' all'improvviso. Si sono incontrati come due direttissimi. Ali si è voluto sposare subito. Ma non ha chiesto il parere di suo padre? Doveva? Non so, forse. Non è in buoni rapporti con suo padre? Né buoni né cattivi. Sa, per Ali non c'è né buono né cattivo. C'è gente che dice che è un po' sfasato. Ah, così. Con questo non voglio mica dire che sia matto, Però gli manca qualche rotella. State ancora indagando sulla morte di suo zio? Insomma, il dottor Rabes, quello che hanno fatto fuori. Ma che cosa volete qui da Ali? Mi dica, lei è molto amico di Ali? Sono il suo migliore amico, gli voglio molto bene. Sono stato il suo testimone. State spesso insieme? Sempre. Ci vediamo ogni giorno. Ha mai visto quest'uomo? È una foto segnaletica. Chi dovrebbe essere? Questo vorremmo saperlo da lei. No, non lo conosco. Sarebbe d'aiuto per voi se lo conoscessi? Insomma, è una cosa che ha a che fare con Ali. Certo, lo conosco. È Schirmeier. Ah, e come lo conosce? Beh, perché una volta è venuto da noi a protestare perché sua moglie... Aveva una relazione con suo zio? Sì. Cosa voleva da suo padre? Mi sembra dei soldi. E li ha avuti? No, non credo. Mio padre lo ha buttato fuori. Quando è successo? All'incirca 3 mesi fa. Uh-huh. Ha mai visto quest'uomo a casa di sua zia, per caso? Posso almeno offrirvi da bere? Oh. Da mia zia? Sì, grazie, grazie. Veramente molto gentile. No, da mia zia no. È venuto da noi. Ah, grazie, ci è stato molto utile. E felicitazioni vivissime. È questa sua moglie? Sì, è questa. Vi auguro ancora buona serata.
Come si chiama? Yellow He. Eh? Chi? No, He. Oh, goodbye. Simpatici quei poliziotti. L'ispettore Derrick. Buongiorno, signor Rabes. Accomodatevi, prego. Se non disturbiamo. Sedetevi pure qua o là. Grazie. Sono a vostra disposizione. Sebbene, guardi un po' la mia scrivania. C'è una quantità di lavoro, pratiche su pratiche. Dovrò farci l'abitudine. Ma le sarà d'aiuto la signora Schirmeier? È ancora con lei, vero? No. La signora Schirmeier voleva... L'ho trasferita in un altro reparto. Davvero? E come mai? Perché... Voi sapete che era l'amante di mio fratello. Non desideravo averla nell'ufficio accanto. Bene, quella donna mi spiava. Sempre gentilissima, mai una parola. Ma gli sguardi... Dovevate vederli. No. Ho pensato bene di trasferirla all'ufficio personale. Lei conosce il marito? Il signor Schirmeier? Sì? Sì, certo, l'ho conosciuto. Venne a parlarle in privato, che cosa voleva? Che cosa voleva? Come avete saputo del signor Schirmeier? Devo rispondere prima io alle sue domande o lei alle mie? Cosa voleva? Beh, vede... Era un individuo piuttosto volgare. Mi fece delle rimostranze per mio fratello e sua moglie. Io gli dissi, vada da mio fratello, io cosa posso farci? Crede forse che abbia una qualunque influenza su mio fratello? Un momento, per favore, piano. In quell'occasione le ha fatto anche richieste concrete? Certamente, voleva dei soldi. Per quale motivo? Disse che siccome sua moglie lo manteneva, avrebbe perso una fonte di reddito. Un'assurdità, un pretesto vergognoso. Fece delle minacce? Voleva dirlo ai giornali. Ai giornali? Minacciò fisicamente suo fratello? Sì, anche questo. Che cosa voleva fare? Diceva che gli avrebbe dato una buona lezione. Una minaccia vera e propria. Perché non ce l'ha raccontato quando le ho chiesto se suo fratello era mai stato minacciato? Non so, non mi era sembrato così importante. Veramente non gli ha dato dei soldi? Ma no! E Schirmeier? È mai andato a trovare sua cognata? Ora mi chiede troppo. Non lo sa di preciso? No. Ma sarebbe stato possibile. Dovete domandarlo a lei. Il signor Schirmeier. So che esiste. È questo che volevate sapere? È mai stato qui? Ve l'ha detto lui? Signora Rabes, lo stiamo chiedendo a lei. Una volta mi hanno detto che quell'uomo era alla porta. L'ho fatto mandar via. Dunque voleva parlarle. Riesce ad immaginare di che cosa? No, non ne ho idea. Non era curiosa di sapere cosa voleva. Dopotutto era il marito dell'amante di suo marito e lei non era curiosa. No. Su cosa mediti? Sto cercando di esaminare tutte le ipotesi che abbiamo formulato fino a questo momento. Non è da escludere che ce ne sia qualche altra che ci è sfuggita. Quale, per esempio? E dove condurrebbe? Adesso mi chiedi troppo. Cerca di non essere pessimista.
guarda le ipotesi che abbiamo fatto fino ad ora. Non sono poi così stupide. Schirmeier sembra pieno di soldi. E lo è? Sì. E sono sicuro che sia coinvolto in qualche modo. E sono convinto che il procuratore potrebbe essere d'accordo con noi. Bene, allora andiamo a parlargli. È un giorno stupendo per te, Ali. Mio Dio. Questa casa è uno spettacolo! Trovi? È tuo il pianoforte? Sì, sì, è mio. Mi sarebbe piaciuto suonare il pianoforte. Ma a casa mia erano troppo nervosi. Adesso puoi rifarti. Ma va, adesso ormai... Come no? Benoccia ha ragione. Certo, adesso puoi far tutto. Suonare il piano è il minimo. Vuoi vedere la casa? Vieni, ti faccio vedere le camere. Sì, ecco, mi trovavo a passare da queste parti e ho pensato, qui abita... Ah, santo cielo, non mi ricordo come si chiama il nostro giovane amico. Alfred. Alfred, certamente, Alfred. Ma lo chiamano tutti Ali. Già, e come si chiama la moglie? Yellow He. Yellow He? Yellow He. Ah, che stranezza. Senta un po', ma che cos'è, un nome o che cosa? Un soprannome. Ah, ecco. E dove sono gli sposi? Ora stanno visitando la casa. Posso offrirle qualcosa da bere? No, grazie. Abita qui anche lei? Io? Sì. No, no. La domanda non è affatto sbagliata. Di posto qui ce n'è un bel po'. Magari lo chiederò ad Ali. Chissà che non mi dica di sì. Mi sistemerei benone. Sì. Da quanto tempo conosce Ali? 6 anni. Allora lo conosce come le sue tasche. Che cos'ha che non gli funziona bene? Ali? Sì, l'ha detto lei che è un po' sfasato. Dica la verità, lei è passato di qui proprio per questo? Sì, per questo. Beh, era un modo di dire. Secondo lei è scemo? Ali? È perfettamente a posto. Sì, certo, però non molto furbo. No, furbo no. Come si può dire? Come definirlo? Questo non lo domandi a me. Chissà, forse... Un po' ingenuo, forse. Sì, questa è la parola giusta. È un bravissimo ragazzo. Ma c'è qualcosa che da piccolo non ha succhiato con il latte. La furberia? Sì, la furberia. Ah, non è mica obbligatoria. Però nella vita i furbi vincono sempre. Sì. Ora sarà meglio lasciarli tranquilli. Sì, certo, credo anch'io. Benoccia Bertram, dici? Come hai pensato a lui? Non lo so, non mi suona. I suoi rapporti col ragazzo e anche il matrimonio. Non è un buon motivo. Vedi di scoprire dove abita. È curioso il modo in cui si aggirava in quella casa. Era come se fosse a casa sua. Ecco cos'è. Sembrava...
che festeggiasse il suo trionfo. Che tipo di trionfo, Stefan? Lascia perdere. Per il momento è una mia supposizione e basta. Occupati di questo Benoccia, Harry. Tienilo d'occhio. Non mollarlo mai. Pronto? Eh? Chi è? Mio padre? No, Benoccia. Giorno, Benoccia. Beh, non sai, è proprio una forza essere sposati. È grandioso. Devo andare, ti telefono, eh? Io ora scappo. Parlagli tu. Io scappo, ciao. 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 Accidenti, che idiota che è. Eh sì, lui è così. Ok, ok. Ah, sì. Ma sì, certo, se vuoi. Cosa ne pensi? La casa. Hai guardato la casa? E il giardino? Sei stato in giardino? Sì, conosco tutto. Hai visto la piscina? Oh, abbiamo fatto una nuotata stamattina. Hai fatto colazione, amore? Sì. Volevi che mi occupassi di Benoccia? Ha avuto piccole noie con la giustizia, droga e ricettazione, ma nessuna condanna. C'è di più, però. Da anni ha una relazione con Yellow Key. Lui dove abita? Heimhauser Strasse. Presso signora Richter. Eccomi. La signora Richter? Sì, prego. Polizia criminale, abita qui un certo Benoccia? Prego, si accomodi. Grazie. Signor Benoccia? Chissà, forse è uscito e ha dimenticato di spegnere la radio. Non lascia mai la luce accesa e neanche la radio. E poi me lo dice quando va via. Ah, signor Benoccia! Non ci capisco niente. È chiaro che è sceso. Allora ha camminato in punta di piedi, perché io lo sento se uno viene o va. Va bene, signora Richter, ripasserò. Derrick. È mezz'ora che cerco di raggiungerti. Un altro omicidio. Albert Rabes è stato ucciso davanti alla casa di sua cognata. Pronto, mi senti o no? Qualcuno gli ha sparato a tradimento. No. Nessuna impronta. Di, mi senti? Sì.
Sì, ti sento. Vieni qui? Quanto ti ci vuole? Adesso ascoltami attentamente, Harry, e cerca di rispondere a questa domanda. A questo punto, a chi va il patrimonio? Chi è che lo eredita? Il figlio, Alfred Rabes. E insieme a lui? Come sarebbe? Sua moglie, naturalmente. Tu pensi che potrebbe esserci dietro Benocia? Che diavolo, Stefan. Sì, Benocia. Allora, ti è tutto chiaro adesso? Harry. Per favore, per favore, dov'è? Signor... Alzi le mani e si volti. Faccia quello che le ho detto. Ora appoggi le mani contro la porta. Un'arma come questa ha ucciso Georg Rabes. Albert Rabes è stato ucciso poco fa da un'arma come questa. Lo confermeranno i colleghi della scientifica. Lei è in arresto. Thank you.